senza possibilità di fuga. YZN vede il nemico, prende la kill. Dego Skilla, che ha affrontato tutte le partite di campionato, darsi qua soffia sulla testa del capitano della squadra degli Handball, Cimarco, che viene proprio graziato da questa piccola imprecisione. YZN però non perdona. Abbiamo un po' anche l'idea che possono cercare di impostare molto bene. Il push da parte di Vuk fa successo, ma poi viene subito refragato da YZN. Triplo uccisione per il giocatore Dego Skilla, che ora sta provando a controllare la zona di logistica. Viene anche quadrupla uccisione per YZN. Non vuole assolutamente dare ancora in posizioni. Valace di YZN chiude il round. Zweis è troppo lento, appena e Joker detto. Ne approfitta con la kill sull'avversario. Poi Snipey aumenta ancora di più la dose, uccidendo un YZN. Rimane solo Darkwing, di nuovo 5 contro 1. Dovrà stare molto attento. Cimarco chiude il round e Flores e Yumble vincono questo round 5-4. E ora si riparte. Questo permette proprio a Goskilla di provare un push molto più aggressivo. Darkwing, che rischio, a testa in giù subito. A terra, Cardi con la doppia uccisione mette Kervis a terra, Kervis e Darkwing. Mi sorprende un pochino il fatto che in una mappa come questa i giocatori degli Humble decidono di andare a giocare solamente una composizione a doppia granata. Vuk prova a prendersi la zona più bassa risalendo dalle scale principali. Snipey viene fragato da Zweis, 3 contro 4. Arriva anche la chiamata da parte della Banshee, doppia kill per Karzi. Arriva la kill di Neuro, 2 contro 2, 5 secondi. Neuro tiene la posizione, 2 contro 1. L'italiano sembra aver avuto la meglio, e ora da solo salve il round. Goskilla al match point con un utilizzo anche migliore in questo caso. Mamma mia, Sirbos quanto rischia addirittura di impactriccare il muro. Perde proiettile, ma rende HP, poi con l'altra fa triplo uccisione. Sirbos con 2 HP ne ha fatti fuori 3. 4! Vuole anche il quinto! Bisogna ricordarsi ovviamente che le Banshee di Melusi danno veramente tanta priorità. Arriva Devono provare a giocarsela 2 contro 2. Tutto in mano a Iena, che riesce a prendere una kill, non la seconda, poi a TK! Vince anche il secondo gunfight ed è 2-0 per l'UCP. E Iena, un round non troppo complesso per i match, con non un ottimo positioning all'ancora sull'altra kill. Iena poi con la doppia uccisione si sveglia anche il ragazzo dei Machko. Tripla kill per Iena ed è 4-2 per i Machko. Sasha va invece a eliminare le utilizza avversarie, va a piazzare una stun in combo col push di Aqui, che capisce perfettamente il suo compagno, il capitano, il coach anzi in realtà, per andare a piazzare la maneggetta. Qui prova il prefire all'interno di connector, lo trova, e il flank di Darkwing, che arriva adesso dalla zona di Visa, preso da Aqui, che trova la quadrupla kill e si è svegliato Aqui. Se potrebbe andare a prendere la vita di Aqui, ma finisce i colpi con un tempismo veramente errato, sfortunato. Poi viene doppia uccisione tradato poi da Sasha, un 2 contro 2. Cerca l'avversario, o almeno un tentativo tale, con Darkwing che invece guarda Neuro. E YZN è al piano intermedio. Che colpo! Mia! Dietro il box, Scatti invece trova l'uccisione su YZN. Non riesce Darkwing ad averla vinta con Darkwing. 4 contro 3, 8 secondi, il tempo è pochissimo, ma aumenta il vantaggio Neuro con la kill su Gemini. Non ha visto l'avversario, Scatto riesce ad essere il migliore in questo scontro. 1 contro 3, non tirano a fumogene, hanno più granate. I ragazzi Dego Skilla spara in Wallbang, cambia arma, cerca di piccarlo dai buchi, cerca il prefire, non va ancora a terra, spesa pochissimo HP. Sasha sta cercando di sparare a destra e a manca, lo va a prendere perché sa di avere tempo. Sasha cerca la pick, Zweis, che giocata. Triplo muro di Cappella, che è stato aperto in questo momento da Scatto. Grata, rimbalzo, che poesia di Toro, che va a togliere vita Zweis, che era close left sulla porta. Ancora una granata, ancora un ferimento. YZN perde una marea di HP, arriva la seconda granata di Neuro, deve crashare adesso il toscano, il baffo italiano a 24 secondi per fare un miracolo. Prova il wallbang, arriva il round, Flores, Daymakers. Ah, qui c'è davanti al sito, attenzione, non se ne sono accorti, prende la prima kill. C'è anche Kaita che poi trada immediatamente, 2 contro 3. Gemini in difficoltà, deve dare una mano a Sasha, deve fightare Gemini con la pistola, ma c'è il push di Ye,
Jagger o Sasha Clutch, o altrimenti questo è un round vinto per i Ghost Kill. Valplant Sasha, ancora 3 secondi di discrepanza. Villa è in realtà, Villa è la mappa. L'abilità deve riattivarsi. Darby va a terra, 5 contro 2, ancora Careless Waste, 1 contro 5, alla fine ancora round flawless per i Maker. Fade va a terra, Gemini in questo caso cerca pre-fire, però dovrebbe andare in pre-fire in questo momento. Wow! Forse ci riesce! Mamma mia, Toro con l'esperienza! Pronta a lanciare il C4, Alition è andato a prendere la kill a doppia di Nifun con il C4, va per il C4 che non riesce a essere colpito, e Drake cade, Drake cade, rimane solo Nifun contro i 5, yay! Marco! Oddio, attenzione, Hotgaz! Prende anche una doppia! Hotgaz prova a correre contro il nemico, che fosse lì pronto a utilizzare. Attenzione! Hotgaz! Ci riesce! 34 secondi alla fine, Alessio cade sotto i colpi di Sneaky. Iena nascosto, non può fare tutto e niente. Demolina si deve stare attento, prova a girarsi, non riesce, si possa prendere la kill. 3 contro 2, posiziona verso la zona di blu. Proverà a vedere se da bunker trova qualche nemico pronto a dargli il ben servito. Vienele! Con questo cambio di mare, vanno in mappa 3. Attenzione, arriva il coppio, anche del pugno d'aria, casa con la doppia! E alla fine, il nostro ufficio rimane solo Iena! Occhio dentro su tele gialle, caso prova andare per il lancio del defuser. Debbie invece ora prova il push, prende la kill su Hotkaz, 3 contro 4, caso va per il plant, caso va per il plant, il defuser viene ora ucciso, questo Dante per chi non è continua, 1 contro 4, rimane solo Nifun, 1 contro 3, Deb vince la partita così, fa ora togliere il defuser killer. Signori, i Machu volano in finale di questo Winter Split del Vigilante. We're gonna make it.